La Casa Museo Luciani, in via Niccolò d'Auzano 11 a Firenze, è una casa in cui il passaggio del tempo si misura grazie alle opere d'arte esposte al suo interno. Custodisce una preziosa collezione creata in 50 anni di vita da Franco Luciani e sua moglie Lidia. Dipinti, incisioni, stampe, ceramiche, maioliche, bronzi, libri, cartoline, mobili antichi. L'antologia che segue, ispirata ad un criterio che potrebbe definirsi testimoniale, mira semplicemente a suggerire l'atmosfera intellettuale in cui si trovarono ad operare i pittori italiani del secolo scorso. La collezione Luciani è oggi messa a disposizione del pubblico, degli studiosi e degli amanti dell'arte dalle figlie Sara e Olga. Per rendere omaggio al ricordo dei loro genitori, ma anche per onorare la memoria di grandi artisti che hanno fatto la storia della pittura italiana dell'Ottocento e dei primi del Novecento. L'antologia è costituita, infatti, da brani attinti agli scritti di questi stessi artisti, ovvero da quei letterati che, più di altri, seguirono da vicino lo svolgersi delle battaglie culturali da essi condotte. La collezione è ricca, c'è l'imbarazzo della scelta, ma c'è una cosa che cattura la mia attenzione. Nei suoi riconosciuti limiti, ci pare che tale scelta di testimonianze, integrando i dati e i giudizi offerti dal dizionario e con l'ausilio di preziose fotografie, possa contribuire a rendere più agevole la comprensione della temperie storica e culturale nella quale si sviluppò la pittura del nostro Ottocento. La passione di Franco e Lidia per la pittura toscana dell'Ottocento li porta a scrivere insieme nel 1974 il Dizionario dei pittori italiani dell'Ottocento, edito da Vallecchi.